Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti al primo video della serie Back in Games. Innanzitutto ringrazio sia Alessandro che Umberto per aver suggerito questo nome che mi piace davvero tanto, devo ammettere che non è affatto male. Però lasciamo da parte le chiacchiere e iniziamo immediatamente con il gioco dell'episodio numero 1. Si tratta di Star Wars Battlefront, sia l'1 che il 2. Personalmente è una delle serie che ho amato fin dall'inizio, oltre ad essere stato il mio primo vero e proprio sparatutto multigiocatore. Con questo intendo la struttura delle partite, ovvero delle partite a ticket con continuo respawn di giocatori che sulla lontana PlayStation 2 ovviamente erano dei bot. Fra l'altro c'era la modalità multiplayer online per questo gioco e le partite erano strutturate 16 contro 16, però dubito che ci fossero molti giocatori su PSN nel lontano 2004. Pensate, questo gioco è uscito ben 11 anni fa e ragazzi quanto era figo. Solo un anno dopo è uscito il secondo capitolo della saga, il concetto era lo stesso ma con grafiche e meccaniche di livello nettamente superiore. Una grande aggiunta è stata la possibilità di poter usare gli eroi. Praticamente, se si performava abbastanza bene durante la partita, si poteva correre in giro con la spada laser e tagliare a fettine i nostri nemici, saltare altissimo e usare la forza a nostro piacimento. Non so nemmeno quanto ero passato su questo cazzo di videogioco. A mio parere, si è trattato più o meno dello sparatutto più completo, almeno il più completo che io abbia mai visto. Si potrebbe persino paragonare a Battlefield. Le mappe sono enormi, sono presenti veicoli di tutti i tipi. Praticamente ci sono dai carri armati a enormi quadrupedi meccanici tipici di Star Wars, sapete, i grandi robi che usano quelli dell'impero. E in Star Wars Battlefront 1 erano presenti persino i velivoli sulle mappe terrestri. Praticamente lo stesso concetto dei caccia su Battlefield, solo che sono un filino più difficili da guidare quelli di Star Wars Battlefront. Vabbè, quelli sono dettagli. Non mi è però ben chiaro il motivo per il quale sono stati rimossi nel sequel. Ma per chi amasse le battaglie spaziali è stata aggiunta la modalità per fare delle vere e proprie battaglie aeree nello spazio, con circa 10 navicelle da una parte e 10 dall'altra, tantissimi tipi diversi di navicelle ovviamente, che si danno la caccia e si distruggono a vicenda con l'obiettivo di far saltare in aria l'incrociatore nemico. Questo era più o meno simile a supremazia aerea come la conosciamo noi fan di Battlefield. E ragazzi, per caso vi annoiate a fare singole partite con dei ticket che potete fra l'altro scegliere voi, si poteva impostare la lunghezza delle partite ovviamente? Allora perché non provate a giocare a Conquista Galattica, che era una modalità strategica nella quale si sceglieva una fazione inizialmente e piano piano si doveva conquistare tutta la galassia, praticamente si conquistava un pianeta dopo l'altro, quindi una continua storia della quale decidiamo noi gli sviluppi, decidendo quale pianeta attaccare quando e come rispondere agli attacchi del nemico, che ovviamente è sempre controllato dal computer. E ancora ci stiamo annoiando? Beh, allora c'è la campagna storica, praticamente un susseguirsi di battaglie con degli obiettivi prefissati, con cose che devono succedere nel momento giusto, nella quale noi semplicemente entreremo, noi faremo, disputeremo queste partite e, simile alla modalità multiplayer, praticamente faremo la storia. E questa storia è in alcune parti, ovviamente non ovunque, non affatto ovunque, ci sono tante parti molto inventate, ma in alcune parti è simile al film, quindi se vi piacesse il film troverete sicuramente dei riferimenti. E tutto questo all'interno sempre di questa atmosfera multigiocatore, perché ovviamente si poteva giocare in schermo condiviso. Fatemi dire una cosa, schermo condiviso, ok? Schermo condiviso. Ormai non esiste più, questo concetto sta svanendo. Ed era una cosa bellissima, perché io non è che giocavo da solo come un pirla per dei giorni a Star Wars Battlefront e a Star Wars Battlefront 2. No, io invitavo i miei amici e con due joystick si giocava a schermo condiviso, che era la cosa più epica. Adesso, per giocare insieme, bisogna per forza avere due console, uno da una parte e uno dall'altra, collegati via internet, e giocare su due schermi divisi, che è, secondo me, una gran stronzata, perché si perde un sacco di divertimento che schermo condiviso, che è, lo voglio ripetere perché è una cosa che a me manca nei giochi di oggi, era fantastico.
era stupendo e i giochi una volta ce l'avevano sempre o quasi, no, non sempre, non proprio sempre, ma spessissimo c'era schermo condiviso, e se lo schermo non era diviso in due parti, allora c'era comunque la possibilità di comandare due personaggi sullo stesso schermo, e questo era stupendo, ragazzi, era stupendo. Oltre a tutto questo vi erano persino delle modalità alternative. Una di queste permetteva al giocatore di entrare in una partita di soli eroi. Praticamente si poteva scegliere già alla partenza di andare in giro con Obi cazzo o anche Nobi e fare a fettine il conte fottuto Dooku. E vi assicuro che ogni volta che si atterra in testa un avversario è una goduria, una vera e propria goduria. Altrimenti si poteva andare su Hoth e usare dei veri e propri Yeti, dei cazzo di orsi bianchi pelosi enormi per ammazzare i ribelli, o ovviamente viceversa. Anche questa modalità era assolutamente epica. Attenzione però, nel gioco non c'era la possibilità di personalizzare la propria classe. Si sceglieva un'arma ed era solo una. Niente aggiunta di mirini, niente aggiunta di accessori. Ma le serie uccisioni nel secondo capitolo venivano premiate. Si riceveva praticamente un potenziamento della propria arma e a fine partita si otteneva una medaglia. Raggiunte le 64 medaglie si raggiungeva lo stato leggendario con quell'arma e questa era potenziata subito all'inizio della partita. Ci sono molti tipi diversi di arma e quindi molti tipi diversi di potenziamento. Vi faccio solo immaginare quanto tempo ci si mette a raggiungere lo stato leggendario ovunque. E ve lo sta dicendo uno che l'aveva praticamente raggiunto su tutte le classi, su tutte le armi, ovunque. Ragazzi, ditemelo voi, come si fa a non amare un gioco nel quale possiamo correre in giro nei panni di Chewbacca? Impossibile! Insomma, si tratta di un gioco assurdamente epico. Chiunque pensa che Battlefield sia lo sparatutto più bello della storia mi dispiace, ma tu, se non hai provato prima questo gioco, non puoi davvero dirlo, non puoi davvero parlare. È illegale, punto. È semplicemente, secondo me, superiore. Senza ombra di dubbio. E pensare che è del 2004 è sconvolgente, perché lo standard di questo gioco, secondo me, è imbattuto nella maggior parte degli sparatutto next gen. Ma dai, sul serio? Call of Duty Advanced Warfare? Bitch please, Battlefront è indietro di 10 anni ed è riuscito a mettere di cazzo di veicoli nel gioco e a non fare un pacchetto di armi o picchierendolo la vita facile. E le mappe? Ma sì dai, sempre le stesse cose, no? Coda le mappe piccole, COD non ha i veicoli, su COD non si rompono i muri. No, aspettate, questo non succede nemmeno su Battlefront. Però c'erano dei cazzo di interruttori per far cadere la gente che passava sui ponti nella lava, nella cazzo di lava. E COD non ci riesce ancora oggi? Dai ragazzi, siamo seri? Cosa c'è? Caghiamo così tanto il cazzo con la grafica che creare dei ponti comandabili ci uccerebbe troppa RAM e farebbe girare il gioco a 2 FPS in meno? Oh mio Dio, si sa mai che la console da 500 euro vada 10 FPS in meno? Sia mai! Piuttosto creiamo dei giochi di scarsa qualità! Cazzo, le battaglie 12 vs 12 c'erano su Battlefront? Pensate che le console hanno superato questo standard solo con Battlefield arrivando a 64 giocatori. Sto parlando di console, non PC. Peccato che questo gioco ha iniziato a funzionare come deve solo un anno dopo l'uscita e dopo innumerevoli patch. Battlefront invece ha funzionato da subito, anche perché i giochi una volta uscivano già finiti, perché non si potevano aggiornare. Giocavo offline, eh? Beh, almeno pagavo di meno il gioco, senza dover pagare l'abbonamento PlayStation Plus e non facevo il beta tester, giocavo al gioco finito.